Nel 2005, a 16 anni, Anton Bernard ha messo in valigia i pattini e la stecca ed è partito. Destinazione, le giovanili degli Star Bulls Rosenheim, Germania. Un'avventura, una scommessa, un modo per mettersi in gioco e crescere. Andare all'estero è sempre qualcosa di speciale. Ho avuto anche la possibilità di andare a scuola fuori, finire la scuola superiore, e ho avuto anche la possibilità di giocare a un livello superiore a quello italiano. All'inizio però è stata dura. Soprattutto il primo anno era difficilissimo andare via di casa, fare tutto da solo, le pulizie e tutto. Però penso che sono cresciuto, maturato come persona e anche come giocatore, quindi bellissima esperienza e do il consiglio a tutti i giovani se hanno la possibilità di andare via. La chiave per questi giovani ragazzi italiani è proprio quella di avere il coraggio di andare a 15 anni all'estero, mettersi in gioco e poi quando arrivi, diciamo, nel nostro campionato a 20-21 anni sei pronto a giocare anche contro i migliori. Sul ghiaccio tedesco Bernard si è immerso in un nuovo mondo. Secondo me c'è un'altra mentalità degli allenatori e poi anche dei giocatori e danno il loro meglio per aiutare i ragazzi a crescere. Penso che in Italia forse un problema è anche che i ragazzi giocano per divertirsi, però fuori è tutto un altro discorso, giocano per vincere. E oltre confine anche il giovane attaccante altoatesino ha imparato a vincere, collezionando 71 presenze in Oberliga con la prima squadra, 10 gol, 25 gli assist in 2 anni. Dietro questi numeri si nascondono sacrifici e soddisfazioni. Il momento più difficile è alzarsi alle 5:30 di mattina per andare all'allenamento alle 6:30 prima della scuola, e invece il momento più bello siamo diventati vice campioni della Lega Giovanile della Germania. Dopo la Germania, l'Alaska. A 19 anni Bernard tenta l'avventura nella East Coast Hockey League. Il campo è più piccolo, i giocatori sono tantissimi, quindi c'è un altro, tutto un altro mondo. Il gioco è più fisico, più veloce secondo me. E poi ci sono tutti gli scout che vengono a vedere le partite, tutto un altro feeling. Io volevo rimanere negli Stati Uniti per andare al college, però c'era quel discorso che se uno ha già giocato sul livello professionale non può più giocare nei college, e quindi quello mi ha costretto di tornare in Italia. In Italia, a Bolzano, Anton si è iscritto all'università e in campo ha cominciato a raccogliere i frutti delle esperienze all'estero. Nella prima parte della stagione ha firmato 7 gol e 4 assist, mostrando una crescita costante. Tornando qui mi aspettavo molto di più di 2 anni fa, quando sono già stato qua a Bolzano, perché la squadra è più giovane, nuovo allenatore, nuovi giocatori, quindi è tutta una storia nuova e penso che fino adesso abbiamo fatto bene. Speriamo che alla fine vinciamo il scudetto, però la via è lunga. E i progetti per il futuro? Ma adesso il mio obiettivo principale è finire lo studio a Bolzano e poi spero che fra 3 anni, e quindi con 24 anni non so se c'è la possibilità di andare via. Lo farei volentieri.